In collaborazione con Intesa San Paolo. L'accoglienza in Cometa parte da una certezza, che ognuno di noi è unico e irripetibile ed è eccellente perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio. E questa certezza che ci ha resi originali, innovatori, ha fatto sì che la Commissione europea scegliesse tra i 7 centri di eccellenza sulla formazione professionale la nostra esperienza. Hanno finanziato questo centro di eccellenza per rendere accessibile a tutta l'Europa e oltre il nostro modello educativo. Cometa Formazione fin dai suoi inizi ha sempre puntato nel coinvolgere i ragazzi in un'esperienza reale. E questo è il motivo per cui sono state create delle botteghe vere, quindi trasformando la scuola in una scuola impresa, con botteghe aperte al pubblico, il ristorante didattico, il bar didattico, la falegnameria, l'ufficio tessile. Questo per rispondere al bisogno degli studenti che nei primissimi anni dimostravano una grande fatica, difficoltà nel rimanere in aula e nel percepire la scuola come un qualcosa fuori dal mondo, fuori dalla vita reale. Quando gli fai scoprire quanto può di importante e di bello può uscire dalle loro mani, li hai presi, fiorisce il metodo, cioè fiorisce loro, si lasciano addomesticare, no? In Cometa oggi abbiamo 4 percorsi principali: la formazione professionale, che ha 3 indirizzi, il legno, il tessile e la ristorazione, un liceo paritario e da sempre quello che noi chiamiamo il liceo del lavoro, ovvero percorsi modulari di recupero della dispersione scolastica, quindi per ragazzi che hanno abbandonato la scuola e vogliono rimettersi in gioco, e percorsi di aiuto, sostegno, formazione e inserimento lavorativo per ragazzi stranieri o con fragilità che fanno fatica a trovare lavoro. Essere insegnante a Cometa mi piace perché è un'avventura costante di conoscenza e di conoscenza che accade insieme agli studenti. La bellezza di questo posto è nella cura e nell'attenzione che ci si mette nella persona, perché in qualsiasi altra scuola sei visto come un qualsiasi alunno, mentre qua si ricordano di te e della tua storia, quindi non sei un qualsiasi alunno, ma sei Sara. Noi puntiamo tanto sulla personalizzazione. Questa accade come cucendo un vestito su misura al ragazzo, molto attraverso la figura del tutor. La figura del tutor è una figura educativa che segue gli studenti molto da vicino, non ha ore di insegnamento, è proprio dedicata all'accompagnamento e è un po' a metà tra una figura appunto di educatore e quella di un coach. La bellezza è sempre stato per me un punto di fuga nella mia vita, anche nei momenti dolorosi, e ritengo che la bellezza sia uno strumento educativo indispensabile. La bellezza credo che sia lo strumento che loro capiscono per poter far fiorire la loro bellezza, il loro splendore, il loro essere pezzi unici e irripetibili, di cui il mondo e la storia ha bisogno.